Il primo Chuck di mattina presto, l'ultimo quasi al tramonto, instancabile ed entusiasta Marco Risi, una delle più apprezzate firme del cinema italiano, in questi giorni all'Aquila, dove resterà almeno fino alla fine di luglio per le riprese di una grande produzione Rai, L'Aquila, Grandi Speranze, 10 ore divise in 6 serate su Rai 1 da febbraio 2018, un'ambiziosa fiction prodotta dalla Rai e da Idea Cinema di Claudio e Jacopo Saraceni sul dopo terremoto all'Aquila e dintorni, da una sua idea nata tra le silenziose strade del centro storico aquilano circa 7 anni fa e realizzata grazie al noto sceneggiatore, suo ex allievo al centro sperimentale Stefano Grasso. Le riprese sono iniziate lunedì scorso e nel giro di una settimana il regista di capolavori indimenticabili come Mary per sempre, Muro di gomma e Nel continente nero si è già perdutamente innamorato della nostra regione. E fare questa, indire secondo me questa film commission che aiuta moltissimo. Oggi tutti quanti vanno a girare i film in Puglia, si legge continuamente, no? A Puglia film commission. L'Abruzzo dovrebbe fare qualcosa del genere perché attirerebbe molte produzioni che hanno bisogno non solo del sentimento ma anche dell'incentivo dal punto di vista economico per essere attratti, per portare gente, persone, cose, attività. Io sono sicuro che vedendo questo, questi paesaggi, queste cose, quando saranno proiettate in televisione, la gente comincerà a incuriosirsi, a dire ma perché non andiamo? In questa intervista che andrà in onda integralmente martedì prossimo alle 21.30 in occasione del programma In Cronaca su Rete 8, Marco Risi ci parla anche della genuinità e dell'entusiasmo degli adolescenti, i veri protagonisti di questa serie che rispetto al disincanto degli adulti trovano in ogni circostanza, anche la più tragica, la forza per rinascere e ripartire. E il piano degli adolescenti è quello che forse mi interessa di più perché ha a che fare lì soprattutto ancora con l'idea del futuro, della speranza e di ricostruire. Un circo di almeno un centinaio di persone, tra assistenti alla regia, addetti alla produzione, scenografi, fonici e tecnici di ripresa, attori di prestigio come Giorgio Tirabassi, Luca Barbareschi, Donatella Finocchiaro e Valentina Lodovini, giusto per citarne qualcuno, che girano e creano anche economia dall'Aquila a Capestrano e dintorni, ai quali vanno aggiunte oltre 400 persone del posto, impiegate e pagate come comparsi. Un progetto dunque ambizioso, alla cui realizzazione hanno contribuito anche professionisti locali, tra questi l'avvocato aquilano Pier Giorgio Merli. So che con la produzione c'è in animo di fare qualcos'altro per in qualche misura riequilibrare questa immagine, facendo vedere anche quanto è bella l'Aquila e il cratere. Ci saranno riprese che riguarderanno anche i paesi intorno. Se perdiamo un pizzico di campanile e guadagniamo di più come regione, non è male.